Allora, Agostino Bartolomeo ha terminato qui il big match con il Ceccano. È andata male, ma mi sembra che ci avete provato fino alla fine. Sì, abbiamo provato a giocare, una partita abbiamo preparato in settimana attentamente. Ovviamente la squadra poi in campo deve starci bene. Noi eravamo un pochino sottotono, loro sicuramente è una categoria superiore. Non per questo primi con tutte vittorie e un pareggio. E noi facciamo il nostro cammino, loro probabilmente vinceranno a breve il campionato. Quindi è sicuramente la squadra migliore di questo girone allora, confermato? Assolutamente, di gran lunga, senza nulla togliere agli altri, la squadra più organizzata, migliori giocatori, abituata anche a una categoria superiore, li ricordo anni fa in C2, quindi sicuramente di una categoria in più. Noi siamo una società comunque recentemente giovane e piano piano arriveremo secondo me anche a quei livelli. Ci vuole tempo, ci vogliono giovani con voglia, ci possiamo arrivare anche noi, ci vuole un po' di tempo. Certo, anche perché dopo 2 anni insomma, la società appunto dell'Arena Cicerone con gli errori fatti in fase di gestione, è chiaro che si perde tempo e quindi creando una squadra durante il campionato succede anche questo. Quindi chiaramente uno come te che comunque non è proprio professionista può succedere chiaramente che non sia sempre al meglio, no? Assolutamente, ci vuole tempo per creare delle squadre vincenti. Già l'anno scorso ricordo questa Arena Cicerone che comunque navigava nei fondi più bassi, piano piano, comunque il primo anno è difficile. Già nel secondo stiamo là, terzi, quarti ce la giochiamo, sicuramente penso ormai faremo un playoff sperando di farlo alla grande, ci stiamo preparando bene, poi durante l'annata c'è chi viene, chi va, cambi di allenatore, giocatori e tutto il resto, ma noi ci siamo. E oggi purtroppo un po' sottotono, l'avversario era degno di nota, però ci siamo, ci arriveremo anche noi senz'altro. L'hai detto appunto, ci sono i playoff da giocare, quindi sicuramente insomma, il proseguo del campionato si prospetta interessante comunque. Sì, noi poi abbiamo cambiato allenatore durante l'anno, quindi recentemente ci siamo allenati in modo diverso comunque da poco, proprio a questo punto preparandoci bene al playoff che sarà comunque un trampolino di lancio per andare poi in una serie successiva, una serie superiore. Ti ricordi il prossimo turno? E Fontana Liri, all'andata perdemmo qui 3-2, una squadra ostica, sta là con noi tra la terza e quarta posizione, ma sicuramente ce la possiamo fare perché non sono assolutamente più forti di noi, su questo ci metto la firma. Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.